Si rinnova oggi lunedì 26 agosto l'appuntamento con la cerimonia commemorativa per le vittime del terrorismo di Salerno. Nella piazzetta di Torrione in via Parisi, intitolata proprio alla loro memoria, alle 10 si è svolta la cerimonia di commemorazione in occasione del 37 anniversario dell'eccidio degli agenti della Polizia di Stato, De Marco e Bandiere e del Caporale dell'Esercito Palumbo, vittime dell'attentato terroristico delle Brigate Rosse avvenuto a Salerno il 26 agosto 1920. Tra le autorità civili presenti il questore Ticarra. Importante il ricordo e l'esempio che questi nostri eroi hanno dato e devono continuare a dare e non soltanto ai poliziotti e agli appartenenti alle forze dell'ordine, ma esempio per tutti, per tutti coloro che nella vita ordinaria possono sempre e debbono fare sempre qualcosa in favore della collettività. Questo è l'esempio più tragico del, del sacrificio della vita dato da questi due ragazzi, però noi diciamo sempre che nella vita di tutti i giorni bisogna fare sempre il possibile in favore della collettività. E proprio il numero di anni che è passato, il fatto che siamo tutti qua e che siete anche voi tutti qui, è testimonianza di una sensibilità che tutti abbiamo, noi nel fare questo ricordo e voi nel partecipare. Quindi più tempo passa, più significa che questi valori sono davvero intramontabili.